Venticinquesimo canto. Ora era onde il salir non volea storpio, attacca aspre sottile lo scritturale d'amore, che il sole avea il cerchio di merigge lasciato al Tauro e la notte allo Scorpio. Rapida l'indicazione oraria, sollecitata dalla premura stessa che la giustifica, non proibitivo virarla in prosa. L'ora che s'era fatta non tollerava intralcio alla salita, visto che il sole aveva già ceduto il meridiano alla costellazione del Toro e la notte nell'emisfero opposto aveva ceduto il suo allo Scorpione. Che nel tempo del nostro racconto il sole viaggi il cielo in ariete, sappiamo fin troppo. Altrettanto sappiamo che il Toro segue l'ariete sulla ruota dello zodiaco, distanziato d'un dodicesimo della circonferenza celeste, così come lo Scorpione agli antipodi tien dietro alla bilancia. Dunque, se adesso il Toro è sul meridiano del Purgatorio e lo Scorpione su quello di Gerusalemme, sappiamo che da mezzogiorno, da mezzanotte agli antipodi, è trascorsa la dodicesima parte d'una giornata, pari a ore due. Insomma, che qui su si sono fatte le due del pomeriggio. Ragion per cui, soggiunge il poeta, come chi, pungolato dalla necessità, va per la sua strada senza attardarsi qualsiasi cosa veda, così i tre viandanti imboccano sparati la strettoia indicata dall'angelo e prendono a rimontare la scala per il settimo cerchio, in fila indiana, che l'angustia del vano, artezza, non consente di procedere appaiati. Chi tenga la testa del manipolo sgranato qui non si dice, in coda è certo Dante, e si sente come un cicognino. Dall'enciclopedia delle esperienze sensibili, il più grande poeta dei cristiani sperla l'immagine puntigliosa del cicognin che, sporgendosi nel vuoto, leva l'ala per voglia di volare e non s'attenta ad abbandonar lo nido e giù la cala, e la abbina in un determinatissimo punto del suo immenso viaggio visionario allo stato di coscienza del sé pellegrino che, trottando su per una data rampa di scale del Monte Purgatorio, alla data ora del dato giorno, sente accendersi e spegnersi dentro la voglia di formulare una domanda che lo assilla, fino ad aprirgli la bocca nell'atto di chi a dicer s'argomenta, si dispone a parlare ed a lasciarlo lì col fiato in gola. Come mai, fra miliardi, sperlerà proprio il granello d'universo d'un cicognino titubante per abbinarlo al granello d'universo di una sua titubanza immaginaria? Ma forse gli atti più arditi di poesia non consentono anamnesi né controdeduzioni. Virgilio, per quanto l'andatura sia molto sostenuta e lui non veda in faccia il dolce figlio suo, avvertita nella tensione, non si sottrae al compito di fargli coraggio. Allenta l'arco del dir che hai teso fino a toccarlo con la punta di ferro della freccia. Insomma, scocca le parole che hai sulla punta della lingua. Allora Dante, rinfrancato, apre bocca e domanda: come si può far magro, magro sostantivato? Come può darsi magrezza in chi non ha bisogno di nutrirsi? Alla lauta esperienza di masse catastroficamente denutrite che, ben nutriti, consumiamo ogni giorno in eleganti riproduzioni fotografiche, Dante poteva opporre, anche se quando scrive questi versi non ha ancora esperito l'orrida carestia del 1315-17, constatazioni più circoscritte, ma molto meno sterilizzate. Naturale che rivedersi in purgatorio scheletriche e squamate anime lo abbia affranto di stupore. Già, ma perché stupore a ripensarci? Non ha mai visto forme incorporee che patiscono pene corporali. E Virgilio, come ricorderete, gli ha anche detto molto chiaro che se nostra ragione potesse risalire d'effetto in causa alla causa prima di così fatto portento, Maria poteva fare a meno di partorire. Già, solo che la magrezza non è un castigo arcanamente inferto alle anime golose dalla giustizia celeste. Castigo di contrapasso sono la fame e la sete, laddove, del tutto irrilevante agli effetti espiatori, la magrezza non fa che riprodurre le conseguenze organiche d'un deficit alimentare. È un mistero serio. Il pellegrino ne ha chiesto subito ragione a Forese, che si visfoglia.
e quello, equivocando in parte, ha risposto che loro sono affamati e contenti di esserlo. Cioè, in buona sostanza, non ha risposto. La lunga conversazione con l'amico ha poi acuito il rovello, lasciando inevaso il quesito. Ora Dante Cicognino lo riformula in termini inequivocabili e Virgilio prova a rispondere. Si sa di Meleagro che quando sua madre Altea lo mise al mondo, le parche gettarono un ciocco nel fuoco, stanziando per il ciocco e per il neonato lo stesso tempo da vivere. Altea naturalmente si precipitò a estrarre dal fuoco il tizzone, a spegnerlo, a riporlo. Però la volta che cresciuto Meleagro abbatté il cinghiale mostruoso che devastava campi e boschi dell'Etolia e ne donò le spoglie alla stupenda vergine Atalanta, e due fratelli di sua madre contestavano brutalmente la donazione e lui li ammazzò l'uno dopo l'altro, raggiunta dalla notizia, Altea, empia per pietà di sorella, gettò con tremula mano il ciocco funereo nel fuoco. Così Meleagro, inconsapevole e assente, secondo Ovidio racconta, si consumò al consumar del tizzone. Pian piano dilegua lo spirito nell'aria leggera, mentre una bianca cipria di cenere vela le braci pian piano. Virgilio sta sostenendo che se Dante si ricordasse di Meleagro che brucia di riflesso a distanza, il fenomeno che lo turba tanto non gli risulterebbe così ostico. C'è da dire che lo stesso San Tommaso, per dar conto analogicamente di come le anime possano patire il fuoco purgatorio, porta l'esempio delle fatture dei negromanti che legano in qualche modo immagini e persone lontane. E se sono capaci i negromanti, figurarsi Dio. D'altronde, soggiunge Virgilio trascorrendo dall'autorità della mitologia all'autorità dell'ottica sperimentale, quel che ti par duro ti parrebbe vizio, morbido, accessibile, solo che tu pensassi come al vostro guizzo guizza dentro allo specchio vostra image, come lo specchio restituisce in immagine ogni moto del vostro corpo, per impercettibile e fulmineo che sia. E neanche Virgilio ha risposto, ma perlomeno ha capito il problema e tenta di sdrammatizzarlo, rendendosi ben conto di non essere in grado di risolverlo. Infatti conclude, se vuoi però adagiarti nella verità che cerchi, ecco qui Stazio, e io lo delego a guarire le piaghe dei tuoi dubbi, anzi lo prego. Se mi avventuro in tua presenza, o Virgilio, risponde più o meno Stazio, a dischiudergli l'orizzonte delle verità eterne, mi scusi il fatto che a te non posso dire di no. E spiega, lui sì, tanto che i tre continuano a salire svelti la scala stretta in fila per uno, copiosamente e minuziosamente, spiega, risarcendosi del silenzio cui il libro sacro, dopo avergli concesso tanta udienza, lo costringe da 357 versi. Che cosa di preciso lo abiliti a dislegare la veduta eterna è oggetto di inesauribile contenzioso. La tentazione di assegnare a Stazio distinte prerogative allegoriche e di annetterlo come guida supplente al canone delle guide titolari del nostro pellegrino, Virgilio, Beatrice, San Bernardo, ha origini molto lontane, recenti reviviscenze, chissà quanta sostanza. Noi ci contenteremo di ricordare come Stazio sia bello che beato, requisito che lo privilegia comunque su tutti i personaggi incontrati fin qui dal pellegrino Dante, Virgilio incluso. Quando Stazio concluderà la sua conferenza, i tre saranno già sbucati sull'ultima rotatoria penitenziale, tortura, avranno piegato a destra come sempre, e Dante poeta ci notifica che ormai loro tre sono presi da tutt'altre preoccupazioni. Di fatto lo zoccolo della parete rocciosa proietta una gran vampa orizzontale, come bocca di drago o lanciafiamme, mentre l'orlo della cornice sprigiona in verticale un vento che la riflette e via da lei sequestra, che rimboccando la fiamma la rimuove da sé, per modo che i viandanti sono costretti a procedere in margine al vuoto e sempre ad uno, e Dante giustamente per un verso teme il fuoco, per l'altro di cader di sotto. Virgilio con la ragionevolezza della ragione. Qui dove siamo gli occhi vanno tenuti a freno,
concentrati sul camminamento, dato che ci vuol poco a mettere un piede in fallo. Ragionevolezza nobilitata forse da un alone simbolico. Siamo sulla cornice dei lussuriosi e gli occhi, come si sa, sono principio d'amore. Dall'interno però del grande rogo, Dante sente cantare il canto, scrive, mi fe caler, mi importava, non meno dell'angustia del percorso sgombro dal fuoco. Vede allora spirti per la fiamma andando, gerundio per participio presente, e ora guarda loro, ora dove mette i piedi, alternativamente. Summe Deus Clemenze, questo cantano gli spiriti, è l'inno che il breviario romano destina al mattutino del sabato, nella versione in uso al tempo di Dante. Opportunamente la terza strofa supplica il Dio Clementissimo di cauterizzare con fiamme a conce i lombi e il fegato malsano dei supplici, sicché le membra stiano in guardia, rimossa la pessima lussuria. Concluso l'inno, gli spiriti gridano «Virum non cognosco», proposizione con cui la Vergine Maria giustifica all'angelo il suo stupore per la gravidanza annunciata e che i penitenti ripetono nel latino di Luca. Poi riprendono a cantare sommessi. Concluso di nuovo l'inno, gridano «Al bosco si tenne Diana ed Elice caccionne che di Venere avea sentito il tosco». Racconta il solito Ovidio come una vergine cacciatrice prediletta da Diana, che Giove aveva peraltro concupito e violentato, tradita al bagno dai primi segni della gravidanza, venisse estromessa inappellabilmente dal corteggio della casta dea. In quest'antifona mitologica, invocata ad esempio, è manifestamente la pudica intransigenza di Diana. Poi gli spiriti riprendono sommessi a cantare, concluso l'inno per una terza volta, gridano una serie di casi memorabili occorsi a mogli e mariti che hanno esercitato la castità, o forse meglio la temperanza, secondo impongono virtù e sacramento del matrimonio, grida verosimilmente intercalate da ulteriori e sommesse esecuzioni dell'inno. E questo schema musicale, conclude il poeta sbrigativo, immagino si protragga fin tanto che i penitenti sono tenuti a bruciare nella gran fiamma. Cura del fuoco e pasto spirituale del canto misto, necessari a cicatrizzare la piaga del peccato. E qui finisce il canto. Non ci resta che dare un'occhiata alla dissertazione itinerante di Stazio, impresa da non prendere sotto gamba. Oltre che beato, Stazio è dottissimo, beato lui. E se ricordate il saggio di sismologia metafisica con cui ha debuttato 4 canti fa, avrete capito che usa trattare i temi sottoposti alla sua competenza prendendoli molto alla larga. Dunque, il tema pro memoria era questo. Dato che le anime non hanno nessun bisogno di mangiare, come mai la mancanza di cibo le fa dimagrire? Se la tua mente esordisce Stazio, farà tanto di raccoglierle e assimilarle, le mie parole ti chiariranno, figlio, il come sul quale ti interroghi e parte. Orientati da chi ne sa più di noi, cerchiamo di seguire il ragionamento di Stazio mettendoci nei suoi panni, che ovviamente ricorderanno molto quelli di Dante Alighieri. Intanto, per rendersi conto di come faccia un'anima a dimagrire, sarà bene fissare in che ordine di rapporti l'anima stia col corpo che provvisoriamente la ospita su questa terra e che le sarà restituito per sempre nel dopo giudizio. Lo stadio del rapporto anima-corpo che qui ci preme di più è naturalmente quello che intercorre fra la morte personale e la resurrezione della carne, dato che interessa i nostri golosi in penitenza, come d'altronde tutti i personaggi che veniamo incontrando da che siamo in viaggio. Stadio in cui l'anima è separata dal corpo e deve farsi carico dell'identità intera della persona. Bene. Ma per esaminare a dovere questa fase, Stazio ritiene opportuno ripercorrere preventivamente il processo di infusione dell'anima dell'uomo nel corpo dell'uomo e avvia la trattazione in osservanza ai principi dell'embriologia classica enunciati da Aristotele e Galeno e condivisi da tutti i dotti del Medioevo, incluso Dante Alighieri che li riassume nel Convivio. Ascoltiamo e integriamo con discrezione.
L'apparato digerente del maschio adulto, operando una serie di decantazioni o digestioni, trasforma il cibo ingerito in sangue grezzo. Una ulteriore digestione, istruita da un'impalpabile virtute informativa che risiede nel cuore, seleziona un sangue perfetto che, diffondendosi attraverso il reticolo delle vene, modella tutte le membra del nostro maschio adulto. Ma non tutto il sangue perfetto si lascia bere dalle assetate vene, la parte più eletta, che per così dire si sottrae intatta alla gozzoviglia delle vene, insomma non entra in circolo, si tramuta grazie ad un'ennesima decantazione in liquido seminale e scende nei testicoli, anche se non è bello nominarli. Ora, la virtute informativa trasmessa dal cuore a questo sangue seme di primissima scelta gli conferisce facoltà, una volta gocciolato nell'utero sul sangue femminile, di modellare tutte le membra di una nuova creatura, di trasmettere a un nuovo organismo, diremmo noi, l'informazione genetica. Nell'utero materno, seme dell'uomo e mestruo della donna, l'embriologia classica non contempla ovocellule, si aggregano. E mentre il mestruo si limita a fornire materia e alimento, il seme sangue distillato nel cuore del maschio, appena entrato in congiunzione, comincia ad operare, cioè a mettere in atto la sua virtute informativa, coagulando prima, poi imprimendo vita al coagulo. A questo punto, è da sapere, la dottrina embriologica medievale si diversifica in più di una scuola e Stazio si pronuncia per le teorie sostenute da Alberto Magno, dalle quali San Tommaso si dissocia con un certo fervore. A questo punto, dunque, la virtù informativa o formativa o attiva, che dir si voglia, fattasi anima vegetativa, mentre nelle piante questo stadio di sviluppo dell'embrione è definitivo, nell'uomo, ben inteso, è transitorio, persevera nella sua opera, fin tanto che l'organismo non acquisisce il movimento e la sensibilità rudimentale di una spugna marina. Indi si adopera ad organar le posse onde e semente, a creare, diciamo, gli organi adatti alle funzioni sensorie delle quali è principio informatore. Mutata ormai in anima sensitiva, ecco questa virtù che, ripetiamo, deriva dal cuore del maschio padre, di spiegarsi compiutamente dove natura a tutte membra intende, cioè in tutte le membra del nascituro, piuttosto parrebbe nel suo cuore, dove tutte le sue membra, appunto, si modellano. Così la virtù informativa del genitore si è trasformata in virtù informativa del generato. Il ciclo biologico si salda e saldato si riavvia. Ciclo che però, si badi, gli uomini condividono in tutto e per tutto con le bestie. Resta da spiegare come l'embrione animale si promuova ad essere raziocinante e dotato di parola, fante. E questo è un punto di dottrina, dice Stazio, che ha tratto in errore uno più savio di te, figlio mio, il quale ha teorizzato che l'intelletto possibile, cioè la facoltà che consente all'uomo di raccogliere ed elaborare concetti universali, è separato, ontologicamente separato, dall'anima individuale, perché non riscontrava nell'uomo organo delegato all'esercizio di facoltà così fatta. Non c'è dubbio si tratti di Averroè, a noi ben noto come Averoisque, il gran commento feo. Aberrante per ogni buon cristiano il primo corollario della dottrina di Averroè. Se le facoltà superiori sono un'intelligenza separata e impersonale, si dica pure divina, di cui il singolo uomo fruisce solo per il tempo della sua vita terrena, l'anima dell'uomo singolo, limitata alle funzioni vegetative e sensoriali, morirà con la sua persona. Qui sarà bene concentrarsi un momento ed aprire, diciamo così, il petto alla verità. E la verità è che non appena lo sviluppo cerebrale del feto è ultimato, il creatore stesso, l'omotor primo, si piega su di lui, compiaciuto di così mirabile manufatto di natura, e gli soffia dentro spirito novo di virtù repleto, uno spirito creato ex novo che virtualmente contiene tutte le forme universali, cioè appunto l'intelletto possibile ad
personam, il quale intelletto o spirito o anima razionale tira a sé ed assimila le attività vegetative e sensitive del piccolo organismo e le fonde in un'anima sola che ad un tempo vegeta, sente e prende coscienza di sé e sé in sé rigira. Ma non c'è tanto da stupirsi di questa fecondazione di materia vivente operata da un'energia celeste. Basta considerare come il calore del sole, amalgamandosi con gli umori della vite, si faccia vino. Così l'uomo, vino di Dio, nasce con la sua anima individua e immortale. Chiuso l'esteso preambolo, Stazio viene al punto e omettendo il breve inciso della vita, si porta direttamente al momento in cui l'achesis, la parca tessitrice, non ha più lino da filare, insomma, quando l'anima si scioglie dalla carne, portando con sé tanto la sua virtuale dotazione vegeto-animale, quanto lo spirito divino in cui quella si è sintetizzata. Va da sé che post mortem le funzioni inferiori attinenti la corporalità saranno supite, disattivate in pratica, ma non si vede come possono essersi estinte, dato che fanno tutt'uno con l'intelletto possibile e con le sue funzioni superiori, memoria, intelligenza e volontà, le quali, va da sé, saranno acute e solerti molto più di prima. Senza por tempo in mezzo, l'anima, mossa portentosamente da impulso proprio, cade su una delle due rive, Acheronte o Tevere, dove viene a conoscere in anticipo l'indirizzo cui sarà recapitata. Una volta a destinazione, la sua virtù informativa si irradia nello spazio che la circoscrive con le stesse procedure con cui si era diffusa nella struttura corporea. Come, ad esempio, i colori dell'arcobaleno, rifrangendo i raggi del sole, tingono l'aria imbevuta di vapore acqueo dopo la pioggia, così l'anima, giunta in porto, stampa le sue virtualità vegetative e sensitive nell'aria circostante, imprimendole la propria forma, la forma cioè che prima nell'utero materno, poi vita facendo, aveva impresso al corpo. Da questo punto in avanti la nuova figura d'aria segue l'anima, al modo in cui la fiamma, forma aerea visibile del fuoco, segue il fuoco dovunque si sposti. E ben perché da questa sua figura impalpabile ricava sua paruta, una sua parvenza sensibile, l'anima è chiamata ombra e in questa figura organizza la sua attività sensoria e istruisce i cinque sensi fino al più complesso che è la vista. È quest'immagine aerea a consentirci di parlare e di sorridere, di produrre le lacrime e i sospiri che avrai sentito su per la montagna, e l'ombra incorporea si sagoma a seconda dei desideri e delle altre passioni che la affliggono. Ecco, chiude Stazio, la ragione della magrezza delle anime golose, di cui ti meravigli tanto, figlio mio. Ecco tutto. Che se non è tutto, non è davvero poco, e c'è chi ha il coraggio di sindacare la tenuta logica di Stazio, segnalando come la risposta al quesito del pellegrino Dante, relegata in coda alla vasta dissertazione, non sia nemmeno soddisfacente. Spiegherebbe infatti i comportamenti gestuali dei corpi d'aria, in cui consistono fino al dì del giudizio le anime d'oltretomba, ma non giustificherebbe il dimagrimento, che a rifletterci un attimo non è affatto espressione mimica della fame. Obiezione molto sensata. Nella nostra incompetenza ci permetteremo di accantonare la questione, rimettendoci a una tautologia corrente, questa. Anche i corpi d'aria dei penitenti patiscono affezioni psicosomatiche. Resta il fatto che questo cospicuo trattato di embriologia e metapsicologia, esibitoci quasi in vetta al Monte Purgatorio, non dà risposta nemmeno all'interrogativo che ci portiamo dietro dai piani alti dell'inferno, giusto dal canto dei golosi dannati, e che riguarda il rapporto fra consistenza fisica delle anime defunte e consistenza del corpo vivo di Dante, corpo che ora sembra attraversarle, ora urtarle, quando non s'accanisce, se ricordate, a tirarle per i capelli. Basta. Quantunque avanzerebbe un'osservazione marginale su un dettaglio della tirata di Stazio, di cui la nostra parafrasi brodosa e imprecisa non può aver dato conto.
amalgamando i rigori deduttivi della speculazione scolastica con i soprassalti induttivi dell'esperienza sensibile, virtute informativa e intelletto possibile con vene assetate, gocciolii, coaguli, spugne marine, il vino, l'arcobaleno, fiammelle erranti e lacrime di morti. La tirata di Stazio suona magistralmente stringata, emozionante e bellissima, come avrete modo di constatare quasi subito. La poesia grande non è pura effusione dell'io disciplinata dalla tecnica, infatti non si può controdedurre tutta dalle ragioni dell'io poeta e nemmeno dalle sue estreme irragioni. Secondo Dante, all'io scriba poeta la poesia grande, lo sappiamo, è dettata, lo attraversa, è mondo in forma di parole e continua a imprimere forma all'aria che siamo. Ora era onde il salir non volea storpio, che il sole avea il cerchio di merige lasciato al Tauro e la notte allo Scorpio. Perché come fa l'uom che non s'affigge, ma vassi alla via sua, che gli appaia, se di bisogno stimolo il trafigge, così intrammo noi per la callaia, uno innanzi altro, prendendo la scala che per artezza i salitor dispaia. E quale il cicognin che leva l'ala per voglia di volare e non s'attenta ad abbandonar lo nido e giù la cala. Tale era io, con voglia accesa e spenta di dimandar, venendo infino all'atto che fa colui che a dicer s'argomenta. Non lasciò per l'andar che fosse ratto lo dolce padre mio, ma disse: scocca l'arco del dir che infin al ferrai tratto. Allor sicuramente aprì la bocca e cominciai: come si può far magro là dove l'uopo di nodrir non tocca? Se t'annentassi come Meleagro si consumò al consumar d'un stizzo, non fora disse a te questo sì agro. E se pensassi come al vostro guizzo guizza dentro allo specchio vostra image, ciò che par duro ti parrebbe vizzo. Ma perché dentro a tuo voler t'adage, ecco qui Stazio, e io lui chiamo e prego che sia or sanator delle tue piage. Se la veduta eterna li dislego, rispose Stazio, là dove tu sie, discolpi me non potertio far nego. Poi cominciò: se le parole mie, figlio, la mente tua guarda e riceve, lume ti fiero al come che tu die. Sangue perfetto, che poi non si beve dall'assetate vene, e si rimane quasi alimento che di mensa leve, prende nel core a tutte membra umane virtute informativa, come quello ch'a farsi quelle per le vene vane. Ancor di gesto scende ov'è più bello tacer che dire, e quindi poscia geme sovra altrui sangue in natural vasello. Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme, l'un disposto a patire e l'altro a fare per lo perfetto loco onde si preme. E giunto lui, comincia ad operare, coagulando prima e poi avviva ciò che per sua matera fe constare. Anima fatta, la virtute attiva qual d'una pianta in tanto differente che questa è in via e quella è già arriva, tanto ovra poi che già si muove e sente come spungo marino e indi imprende ad organar le posse onde semente. Or si spiega, figliuolo, or si distende la virtù che è dal cor del generante, dove natura a tutte membra intende. Ma come d'animal divegna fante, non vedi tu ancor, quest'è tal punto
che più savio di te fe già errante, sì che per sua dottrina fe disgiunto dall'anima il possibile intelletto, perché da lui non vide organo assunto. Apri alla verità che viene il petto, e sappi che sì tosto come al feto l'articular del cerebro è perfetto, lo motor primo a lui si volge, lieto sovra tant'arte di natura, e spira spirito novo, di virtù repleto, che ciò che trova attivo quivi tira in sua sostanzia e fassi un'alma sola, che vive e sente e se in sé rigira. E perché meno ammiri la parola, guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all'umor che della vite cola. Quando l'achesis non ha più del lino, solvesi dalla carne, e in virtute ne porta seco l'umano e il divino, l'altre potenze tutte quante mute, memoria, intelligenza e volontade in atto molto più che prima agute. Senza restarsi, per se stessa cade mirabilmente a l'una delle rive, quivi conosce prima le sue strade. Tosto che loco lì la circunscrive, la virtù formativa raggia intorno così e quanto nelle membra vive. E come l'aere, quando è ben piorno per l'altrui raggio che in sé si riflette, di diversi color diventa addorno, così l'aere vicin quivi si mette e in quella forma che è in lui suggella virtualmente l'alma che ristette, e simigliante poi alla fiammella che segue il fuoco là ovunque si muta, segue lo spirito sua forma novella. Però che quindi a poscia sua paruta è chiamata ombra, e quindi organa poi ciascun sentire infino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, quindi facciam le lacrime e sospiri che per lo monte aver sentiti puoi. Secondo che ci affliggono i desiri e gli altri affetti, l'ombra si figura, e quest'è la cagion di che tu miri. È già venuto all'ultima tortura s'era per noi, e volto alla man destra, ed eravamo attenti ad altra cura. Quivi la ripa fiamma in fuor palestra, e la cornice spira fiato in suso che la riflette e via da lei sequestra, ond'irne convenia dal lato schiuso ad uno io temea al foco quinci e quindi temeva cader giuso. Lo duca mio dicea, per questo loco si vuol tenere agli occhi stretti il freno, però che rar potrebbe si per poco. Sum Deus clemenzie nel seno al grande ardore allora udì cantando, che di volgermi fe caler non meno, e vidi spirti per la fiamma andando, perché io guardava a loro e ai miei passi, compartendo la vista a quando, appresso il fine che a quell'inno fassi, gridavano alto, virum non cognosco, indi ricominciavan l'inno bassi. Finitolo anco gridavano, al bosco si tenne Diana ed Elice Caccionne, che di Venere avea sentito il tosco. Indi al cantar tornavano, indi donne gridavano e mariti che fuor casti come virtute e matrimonio imponne. E questo modo credo che lor basti per tutto il tempo che il fuoco li abbruscia. Con tal cura conviene e con tai pasti che la piaga da sezzo si ricuscia.